Reggiana perde 2-1 contro la Cremonese, una sconfitta casalinga che fa male perché è arrivata, a mio giudizio, in modo immeritato. La Reggiana è stata punita da Bruscato nel momento migliore, quando avrebbe potuto passare in vantaggio e gride ancora vendetta al gol fallito da Rampi, ben lanciato da Alessi. Poi anche nel finale la Reggiana ha sprecato almeno due ghiotte occasioni con Anastasi per pareggiare i conti. 0 punti dopo questa partita contro una Cremonese arrivata con il titolo di squadra da battere. In realtà la Reggiana non è stata seconda a nessuno. Anastasi, Reggiana punita nel suo momento migliore, poi cos'è mancato per pareggiare i conti? Ma penso sia mancato un pizzico di fortuna, un pizzico di cattiveria in più davanti alla porta, me compreso, le due occasioni che ho avuto. Abbiamo avuto anche un'occasione sull'1-1 per fare il gol di vantaggio, clamorosa. Però il calcio è fatto, ci sta nel calcio, dobbiamo cercare di lavorare in settimana per trovare la cattiveria giusta per riuscire a sfruttare queste occasioni e riuscire a portare i punti meritati a casa. Partenza d'handicap, nei primi 5 minuti la Reggiana non era in campo. Sì, siamo partiti un po' male, poi diciamo che non ci ha neanche avvantaggiato il fatto che loro abbiano trovato un gol della domenica, diciamo, perché non ricordo di aver visto un gol così. E quindi siamo partiti un po' così. Poi dopo ci siamo messi bene in campo e abbiamo, fino al gol del pareggio, anche dopo abbiamo giocato molto bene, abbiamo pressati alti e loro sono andati in difficoltà. Addirittura secondo me nel secondo tempo loro erano col fiato corto e non siamo riusciti però a ottimizzare le occasioni create e a portare a casa punti. Il dualismo con Kais, vi alternate, nessuno segna, chi la spunterà domenica prossima? Ma non lo so, il mister su questo è stato chiaro, ha fatto vedere anche domenica scorsa che insomma chi vede meglio in settimana lo fa giocare. Poi il fatto che non abbiamo ancora segnato, cioè, a parte io ho segnato un gol, però vabbè, non so, ci sta, cioè, alla fine lavoriamo tanto, giochiamo tanto per la squadra e i gol arriveranno. Mister, un'altra domenica di complimenti, ma 0 punti. Cos'è successo? Partenza d'handicap, poi tanta Reggiana punita nel suo momento migliore. Ho fatto una fotografia precisa, partenza handicap per uno straordinario gol legato alla qualità di questi giocatori della Cremonese. Un gol che probabilmente avrebbe anche ammazzato un toro. Invece questi ragazzi che allenano, con la fortuna di allenare, hanno reagito in maniera entusiasmante, hanno giustamente pareggiato, hanno tenuto botta contro una squadra che fa della qualità del palleggio e dei giocatori importanti sicuramente la migliore, anche una buonissima organizzazione. E sì, è fotografato il momento migliore nostro, in cui la Cremonese non riusciva a uscire a metà campo. Abbiamo subito un gol causato da un infortunio, non anche da un errore, perché se fosse un errore sarebbe correggibile. Invece un chiarissimo infortunio in cui Paolo, che aveva la palla per inviare, diciamo, dopo una partita giocata veramente bene, ha avuto la sfortuna di incappare in questo errore, ma sono cose che capitano. In attacco, sia Kais che Anastasi ancora mancano all'appello del gol, quantomeno nelle ultime partite. Anastasi ha già segnato. Su cosa possono migliorare? No, ma devono continuare a lavorare. Ovviamente le categorie vanno un po' anche capite, conosciute, bisogna crescerci. Sono due ragazzi, uno viene dalla Primavera, Kais, 94, e uno viene dalla C2. Per mio parere stanno facendo molto bene, stanno giocando con grossissimo impegno, hanno qualità. Stanno avendo anche delle occasioni da gol e questa è una cosa molto importante. Verrà il loro momento, perché sono ragazzi che si stanno comportando, stanno lavorando bene e hanno qualità. Un gol che sembrava aver messo in piedi la partita, poi cos'è successo? La Cremonese ha segnato nel vostro momento migliore. Sì, abbiamo preso un gol dopo pochi minuti, un gol da fuori area, un po' un euro gol. Poi sono riuscito a far gol, un bel gol, una bella palla di Beppe da calcio d'angolo, uno schema che proviamo da un'altra settimana. Poi penso che siamo cresciuti come ritmo, come gioco. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene e poi abbiamo avuto un po' di sfortuna nel secondo gol loro, con questa palla in mezzo può capitare, insomma, dispiace. Ecco, sotto 2-1 comunque la Reggiana ha cercato il pareggio, però là davanti davvero non si riesce a segnare. No, penso che a livello di gioco abbiamo creato molti pericoli alla Cremonese, soprattutto sul 2-1 loro. Abbiamo cercato in tutti i modi di far gol, siamo arrivati molto spesso davanti alla porta, mi sembra un paio di occasioni nitide, però ci è mancato quel colpo da buttarla dentro, però vabbè, speriamo nella prossima.